Tutte le inchieste di Report sono straordinarie, sai quanta è la stima che però abbiamo. Però ce n'è una che ti è rimasta. Basta che non vi occupiate più di presunti novità su calciopoli, perché non ce ne sono più. Sia la giustizia ordinaria che quella sportiva hanno stabilito quello che accadde all'epoca. Quindi, diciamo, sulla puntata della scorsa settimana c'è questa piccola rimostranza, del resto non è che francamente poi sia venuto fuori cose di grande, grande novità, anche se oggi prova sempre, diciamo, a spacciare le sue cose come sì, ma noi abbiamo dato il giusto peso, però abbiamo raccolto delle testimonianze di protagonisti di allora anche abbastanza inedite su quella che è stata un po' una lettura di quei fatti, su come è nata l'inchiesta, quali erano gli interessi che potevano essere anche quelli, diciamo, di ipotizzare Moggi, Giraudo e Bettega come vittime di un fuoco amico in qualche modo in quel momento. Ah, quello può anche essere, certo. Un momento particolare di passare. Domino. Buonasera Maurizio. E Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, con lui ci vediamo in onda lunedì prossimo. Non calciopoli. Niente calciopoli. Anche noi ne puoi parlare, basta sì. Che parli del versante quello già sanzionato. Anche noi ci vediamo lunedì, voi continuate a scriverci sui social, l'hashtag è sempre Linea Notte, buonanotte, buon weekend.